Un'altra delle bellissime boiate che dicono quelli del fronte del sì è che questa riforma semplificherà i rapporti tra Stato e Regioni. Con la riforma del 2001 sono saltati fuori tutti i contenziosi tra Stato e Regioni, però in 15 anni la Corte Costituzionale si è sbattuta a risolvere tutti questi contenziosi. Cioè la Corte Costituzionale ha detto che è così ed è così, non è che c'è più possibilità di confondersi o di creare nuovi problemi. Su quello che c'è già, che è stato fatto nel 2001, abbiamo già risolto. Siccome questa riforma qua è scritta veramente, veramente, veramente male, sarà ancora peggio, cioè buttiamo via tutto quello che ha fatto la Corte Costituzionale in 15 anni e ricominciamo da capo, ricominciamo con nuovi contenziosi, ricominciamo con tutto quanto. E perché mai dovrebbe ricominciare tutto se dicono che risolve qualsiasi problema? Ve lo dico subito, che siccome è scritta come una supercazzola, sarà ancora peggio. Ad esempio, lo Stato ha legislazione esclusiva circa le disposizioni generali e comuni. Tipo? Cioè, disposizioni generali e comuni. Beh, se ti pare chiarire e definire bene le cose, generali e comuni, beh. E ragazzi, rendetevi conto che più o meno tutto quello che vanno detto più o meno funzionerà così. Cioè, vi dicono che è sì, ah guarda, è così. Però invece se vai a leggere, cosa che non vi consiglio perché veramente è una cosa brutta, se andate a controllare non è così. Generali e comuni è la cosa meno definitiva e distinta che possa esserci. Se anche a voi non va di vivere in un paese regolato da una enorme supercazzola, votate no. Come sempre vi ricordo che non c'è nessunissimo quorum, quindi se vanno a votare anche solo tre pirla e votano sì, hanno deciso sì per tutti gli italiani. Ci vediamo domani per un nuovo video che andrà a spulciare i retroscena e i difetti occulti di questa simpaticissima deforma costituzionale. A domani!